Anfisa. Sì. Anfisa, bene. Detta la Baglia. La Baglia, esatto. Allora, partiamo proprio parlando di lei, parlando sì. di Anfisa. Mm-hmm. Mi chiedevo, ho la sensazione che Anfisa, a livello drammaturgico, spesso subisca o comunque accolga, prenda addosso le tensioni che ci sono in scena, le tensioni dei personaggi. Mi chiedo, le prende addosso e le ammortizza secondo te o in qualche modo le rilancia, le ricarica? Come senti questa cosa in scena? Sì, domanda interessante. Dunque, solitamente io la sento come un momento, un personaggio che rompe, quindi sì, prende quello che sta accadendo, ma lo rielabora, lo rivolta per spostare immediatamente il fuoco su qualcos'altro. Vedi l'ingresso trionfale con la torta, che entra proprio durante invece un momento di tensione. Sì. Ci sono invece altri momenti, per esempio subito dopo l'incendio, in cui chiaramente l'atmosfera è cambiata per tutti quanti e nemmeno lei se ne può togliere da questo. E quindi, per esempio, in quell'altro momento invece non ribalta, ma diciamo segue l'andamento delle cose. Quello che mi sembra più invece confacente ad Anfisa è invece spesso e volentieri qualcosa di molto netto che va a tagliare, che riporta subito a un dato di realtà, di praticità, perché lei è una donna pratica, è lì per lavorare, l'unica che è lì per lavorare a confronto di tutti gli altri, e quindi appunto riporta sempre a un qualcosa di molto pragmatico, qualcosa che va fatto. Dunque per questo osserva, quindi sa, conosce, vede tutto, assimila probabilmente tutto, ma non si lascia modificare da questo tutto, bensì lo ribalta nel pragmatismo.